In questo video ti parlo dello Zoom PodTrack P4, questo strumento che è molto sottovalutato eppure uno strumento potentissimo, uno strumento che costa davvero poco e ti permette di fare tantissimo. In questo video ti racconto tutto. Come ti raccontavo nell'introduzione, questo strumento qui, lo Zoom PodTrack P4, è uno strumento molto sottovalutato. Non so se perché le persone non l'hanno compreso, se perché sembra troppo piccolo, e effettivamente è piccolo perché è super portatile e quindi questo lo fa sembrare un giocattolo. In realtà questo strumento è uno strumento potentissimo, veramente potentissimo, e in questa prima parte del video voglio raccontarti tutte le caratteristiche, dopodiché torniamo qui e ti racconto perché dovresti comprarlo e quali sono le super possibilità che questo strumento ti offre. Ok, guardiamo più da vicino lo Zoom P4. Allora, come puoi vedere, è molto portatile. È vero che la mia mano non è proprio piccola, però guarda, è molto portatile e secondo me ha anche una buona, tutto sommato, una buona ergonomia. Allora, cosa vediamo? Che nel pannello posteriore abbiamo quattro ingressi che sono soltanto XLR, quindi come puoi vedere non puoi montare un microfono con il cavo jack, a meno che ovviamente non utilizzi un adattatore. Nel pannello che troviamo nella parte bassa invece c'è l'alloggiamento per due batterie. Ok. Poi vediamo, da un lato c'è il Bluetooth, quindi c'è questo qui è un moduletto in più Bluetooth che io non ho comprato perché tutto sommato preferisco utilizzare il cavo, che è questo, vedi? Fondamentalmente qui ci sono due ingressi. In uno c'è Bluetooth che va a coprire entrambi, quindi i telefoni per esempio li puoi connettere via Bluetooth, oppure puoi usare soltanto questo cavetto qui, questo ingresso qui, dove inserire un cavo e connettere il telefono. Non so se riesci a vedere, ma c'è proprio il disegno dello smartphone. Quindi io non utilizzo il modulo Bluetooth, che si vende a parte, ma utilizzo direttamente il cavetto. Questo qui è il tasto di accensione. Dall'altro lato abbiamo la porta per le schede SD, ok, dove dentro c'è ovviamente una scheda di memoria. Poi abbiamo due porte USB-C, quindi molto molto comode USB-C. Una è questa qui per connettere il computer, il dispositivo al computer, e questo è per l'alimentazione. Quindi se vuoi utilizzarlo solo come dispositivo stand alone, quindi senza computer, questo. Se vuoi utilizzarlo al computer, questo. E se per caso utilizzi quattro microfoni che hanno bisogno entrambi della Phantom, sicuramente oltre alla presa del USB che connetti al computer, io ti consiglio anche di aggiungere la presa USB-C, ok? E dove la connetti ovviamente all'alimentazione. Poi il pannello anteriore invece ha quattro ingressi cuffia con i jack piccoli, ok? Quindi tranquillissimo. Ognuno dei quattro ingressi uscite cuffia, scusami, ha il volume. Quindi puoi regolare il volume su ognuno dei quattro delle quattro uscite cuffie. Questo è comodissimo. Come vedi, lo Zoom P4 ha tutti i controlli davanti. Tutti i controlli che possono essere comandati con le mani. E io questo lo adoro. Perché sì, ok, andare nel menu, navigare, eccetera, eccetera, ma la cosa migliore è che ha tutto qui. Infatti, il menu io quasi non lo utilizzo mai, perché nel momento in cui setto tutto, registro, poi mi prendo la SD, la metto nel computer e ho la mia traccia audio. Allora, che cosa abbiamo qui? Partendo dal basso abbiamo i volumi delle quattro cuffie, poi abbiamo qui quattro soundpad ABCD con il loro volume. Ok, quindi i soundpad li puoi importare con la scheda SD. Nel momento in cui ce li hai, li puoi far partire tranquillamente. Qui abbiamo il menu, abbiamo il play, pausa, abbiamo il tasto stop e abbiamo il tasto rec. Andando ancora più in alto abbiamo la possibilità di mettere muto i microfoni, ok? Dopodiché abbiamo questi selettori, questi quattro selettori che vedono canale 1 e canale 2, microfono senza necessità di Phantom e microfono con necessità di Phantom. Quindi fondamentalmente dinamico e condensatore. Anche qui. Qui invece abbiamo dinamico condensatore, abbiamo un selettore a tre posizioni, la terza delle quali è telefono. Quindi se vuoi connettere, come abbiamo visto, il telefono a questo dispositivo, lo devi mettere, cioè lo avrai sulla traccia numero 3. Ok, quindi qui ti vai a regolare.
Quarto canale invece c'è sempre condensatore dinamico e anziché esserci smartphone come in questo caso c'è USB. Quindi questo qui è il canale che se tu lo utilizzi questo dispositivo come collegandolo qui al computer come scheda audio, cosa che io ho fatto tantissime volte, ti trovi tutto quello che viene fuori dal computer nella traccia numero 4. E in alto abbiamo i volumi. Ok, quindi da un punto di vista di interfaccia questo strumento è davvero 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 semplice. È veramente leggerissimo, adesso non ricordo quanto pesa, ma è leggerissimo ed è veramente, veramente ottimo. Aspetta, ti faccio vedere col mio telefono. Ecco, se metto il mio iPhone qui, iPhone 12, quindi non è il modello Plus, questa è la grandezza. Ok, ora che hai visto tutte le caratteristiche di questo strumento, spero che un po' tu lo stia rivalutando. Nella schermata iniziale della parte precedente del video hai visto che è comparsa una scritta dove diceva 70 dB di gain. Ed è vero, ovviamente non scrivevo sciocchezze. Questo strumento qui ha dei preamplificatori, 4 preamplificatori microfonici da 70 dB di gain. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che puoi pilotare qualsiasi tipo di strumento, anche lo Shure SM7B. Qui ci va senza mic booster, quindi puoi buttare via il Cloud Lifter, il Dynamite o quello che ti pare, perché questo riesce a pilotare qualsiasi tipo di strumento. E ti assicuro che uno strumento così portatile, così leggero, così potente, così funzionale, con 70 dB di gain, non esiste. Siamo nel 2024 quando sto realizzando questo video. Questo strumento, l'ultimo aggiornamento è uscito a marzo dell'anno scorso, marzo 2023. Me ne sono accorto tra l'altro poco prima di fare questo video. Quindi vuol dire che fino a un anno fa hanno aggiornato il sistema operativo. Cos'è cambiato? Non lo so, nulla probabilmente, almeno da quello che vedo io nulla, probabilmente saranno state delle risoluzioni di bug. È uno strumento che ti permette di utilizzare qualsiasi tipo di microfono. È uno strumento che, come hai visto nel video, ti permette di essere utilizzato anche con batterie. È uno strumento che, oltre ad essere un registratore digitale a 4 tracce, oltre ad avere i soundpad, 4 cuffie, è anche una scheda audio, perché io tantissime volte l'ho usata connessa solo con un cavo USB, quindi non ha bisogno di alimentazione esterna, diventa una scheda audio a 4 canali. Cioè le sue applicazioni sono infinite, come avere un Rodecaster Pro 1 o un Tascam Mixcast 4 in una mano. Ce lo siamo detti mille volte, molto spesso le persone utilizzano il Rodecaster, il Tascam Mixcast 4 o qualsiasi altro strumento di quel tipo al 30% delle potenzialità, 40, 50% delle potenzialità, ok? Ecco, questo è l'essenziale. Questo strumento qui punta all'essenzialità. Ti fa tutto quello che devi fare. Vuoi fare live streaming? Lo puoi fare perché ha 4 soundpad e quindi puoi mandare gli applausi, la musica di sottofondo, quello che vuoi. Vuoi fare live streaming dove intervisti persone, un podcast dove intervisti persone? Puoi farlo anche senza Bluetooth, anzi meglio senza Bluetooth, perché col cavo secondo me si sente meglio. Vuoi andare in giro ad intervistare persone? Ok, puoi farlo fino a 4 persone in contemporanea, come del resto gli altri registratori che ti ho menzionato prima. Non capisco come uno strumento così potente sia così sottovalutato, nonostante, o forse proprio un problema il prezzo, perché per 150 euro circa, poi ti lascio il link in descrizione così puoi vedere il prezzo, per circa 150 euro ti porti a casa uno studio di registrazione, ti porti a casa una scheda audio, un registratore multitraccia, uno strumento potentissimo per fare live streaming, uno strumento che puoi portarti in giro perché ha le batterie. Puoi collegarlo anche con un power bank, in realtà non te l'ho detto finora, ma avendo la presa qui della USB-C gli puoi collegare anche un power bank, quindi hai una durata infinita. L'unico svantaggio di questo strumento, perché se non avesse neanche uno svantaggio sarebbe lo strumento perfetto per tutti, l'unico svantaggio è che è un prodotto Zoom. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Zoom ha diverse linee di registratori digitali, la più famosa delle quali è la serie H, H1, H2, H4, H5, H6, H8, probabilmente ce ne hai uno o li hai visti in giro. Ecco, questo strumento qui è lo stesso preamplificatore della linea H, se non ricordo male, l'H6, l'H8, non mi ricordo quale, comunque un ottimo preamplificatore. Poi Zoom c'ha anche la serie F, che è la serie professionale, lì siamo totalmente su altri prezzi e su altra qualità.
Tutti i registratori della Zoom, questo compreso, hanno dei preamplificatori. È vero che questo arriva a 70 dB di gain e quindi puoi pilotare il mondo, ma non è così pulito. Ok, questo è l'unico grande svantaggio. I preamplificatori, nonostante una spinta pazzesca, non hanno un audio troppo pulito. Ma questo non è un problema perché milioni di persone in giro per il mondo utilizzano lo Zoom H4, H5 e H6 per fare registrazioni anche, non voglio dire professionali, ma quasi professionali. O alcuni sono convinti di fare registrazioni professionali con quegli apparecchi e non si capisce perché poi Zoom avrebbe dovuto lanciare la serie F per fare cose professionali. Va bene, ma questo fa parte del mondo dell'audio dove tutti pensano che comprano una cosa qualsiasi e quella è super. Questo strumento qui ha gli stessi preamplificatori della serie H, non ricordo adesso se è il 5 o il 6, forse entrambi perché mi pare che abbiano lo stesso preamplificatore, è un po' rumoroso, nulla che non puoi risolvere in post-produzione. Io con questo ci ho fatto miliardi di registrazioni, l'ho portato dovunque e dopo con un po' di noise gate o con un po' di equalizzazione addirittura sono riuscito a risolvere alla grande. Quindi voglio dire, è un grosso problema? No, assolutamente no, perché probabilmente la scheda audio che hai tu adesso in questo momento ha un rumore di fondo paragonabile a questo. Quindi io non mi farei troppi problemi. Volevo consigliarti questo strumento perché secondo me è uno strumento che risolve veramente tantissime situazioni. Io spesso l'ho consigliato sul canale quando mi chiedevano qualcosa del genere, ma mi sono reso conto che l'ho consigliato poche volte, troppo poche volte rispetto alle potenzialità. È uno strumento del quale io sono veramente entusiasta perché non c'è motivazione per non usarlo, per non averlo e non usarlo. L'unica potrebbe essere quella che ti dicevo prima, i rumori, il preamplificatore non troppo pulito, ma non ti aspettare che sia un preamplificatore che fa schifo, assolutamente. È un preamplificatore come quelli della serie H di Zoom, quindi nulla di strano, ripeto, milioni di persone in giro per il mondo li utilizzano con soddisfazione. Quindi questo è assolutamente da avere. Ti salva la vita in tutte le occasioni possibili e immaginabili. Quindi grande. E molti video che tu vedi, io li ho registrati con questo. Microfono e questo. E nessuno si è mai lamentato. Basta, chiudo. Grazie mille e Zoom P4, noi ci vediamo settimana prossima.